Assessore Tellesca, oggi all'ICGB è una vera eccellenza questa della ricerca nel campo delle nanotecnologie, ma soprattutto della medicina genetica. Ecco, qua si vede la medicina del futuro. Che impressione ne ha ricavato dall'incontro con Mauro Giacca e della visita poi ai laboratori? Beh, devo dire che qui la parola eccellenza davvero non è appropriata. Qui abbiamo in questa regione, in questa città, una punta così importante di avanzamento scientifico e qui c'è veramente quello che ci piacerebbe valorizzare per questa nostra regione, ma non solo per la regione, ma credo veramente per tutto il paese. Il direttore, professor Giacca, oggi ci ha mostrato un laboratorio all'avanguardia, ma che anche ha questa capacità attrattiva rispetto, diciamo così, ai ricercatori internazionali, mentre sempre in qualche modo ci si duole della fuga dei ricercatori all'estero. Qui c'è anche la capacità di attrarre ricercatori dall'estero, più di 200 ricercatori e quasi 30 che vengono dai vari paesi del mondo. E qui si coniugano tante cose importanti, la ricerca, anche rispetto a quelle che sono poi le prospettive di cambiamento e di innovazione, con la ricaduta poi importante per i cittadini. Qui c'è ricerca clinica importante, per noi estremamente interessante, quella della rigenerazione delle cellule cardiache, che potrà portare veramente a sviluppi straordinari e importantissimi. Sappiamo quanto incidono le malattie cardiovascolari, ma non solo. Qui ci sono poi ricerche di altro tipo e credo che questa sia un'esperienza e una realtà da valorizzare. È perfettamente in sintonia con gli altri enti di ricerca, con le università, ma anche con la parte sanitaria. E noi dobbiamo fare di tutto per favorire sempre di più la famosa ricerca traslazionale, cioè la ricerca che si fa qua, poi deve uscire da queste mura e in qualche modo essere utilizzata dall'impresa, ma anche dalle istituzioni pubbliche, dagli ospedali, dalla sanità, e noi daremo tutto l'apporto affinché ci sia una perfetta sintonia tra questo ente di ricerca così importante e poi quella che è la ricaduta pratica e quelle che sono nel mio ambito in particolare, la sanità e le prospettive di miglioramento di salute per i cittadini. Professor Mauro Giacca, direttore dell'ICGB, un centro d'eccellenza per la ricerca, biotecnologica e genetica. Ecco, magari quali sono le ricerche che state portando avanti in questo momento su malattie anche che hanno poi un'incidenza molto importante sulla popolazione, come ad esempio l'Alzheimer? Sì, qui a Trieste il fuoco della ricerca è prevalentemente nell'ambito della ricerca medica fra le malattie che abbiamo più in considerazione sono malattie cardiovascolari, sono le demenze, fra cui il malo di Alzheimer e ovviamente i tumori, quindi malattie con alta incidenza e prevalenza nella popolazione e anche nella popolazione regionale. Professore, in particolare il progetto per quel che riguarda, diciamo, la ricostruzione cellulare del cuore che voi state portando avanti, c'è stato anche l'interesse dell'assessore oggi, no? Sì, c'è stato l'interesse dell'assessore a cui siamo molto grati e siamo grati anche in maniera più estensiva all'interesse della regione nelle nostre attività. È un riconoscimento per noi importante e soprattutto perché una delle ambizioni che noi abbiamo, che quindi a questo punto è condivisa, è quella di cercare di trasferire le conoscenze sviluppate nei laboratori direttamente ad applicazioni sanitarie. Oggi si parla molto di medicina personalizzata e quindi la transizione diciamo, dal laboratorio al paziente è tecnologicamente difficile, ma paradossalmente molto più semplice perché si riferisce al singolo paziente individuale, certe volte anche lasciando fuori la grossa impresa farmaceutica, e quindi questo è un tipo di percorso per cui la regione Friuli Venezia Giulia in particolare sembra essere molto molto ben adatta.